Buona domenica carissimi amici, la quarta domenica di Pasqua è la domenica del Buon Pastore. Stamattina in Vaticano il Papa ordinerà diversi giovani sacerdoti. Ieri sera nella nostra cattedrale di Cosenza sono stati ordinati sei giovani, ecco, quindi preghiamo per loro che possano davvero essere uniti a Gesù, il Buon Pastore, per aiutare tanti nostri fratelli a seguire Gesù, perché il pastore è lui e lo dobbiamo seguire tutti, non solamente il popolo, ma anche noi pastori che ci vogliamo, perché nessuno può diventare pastore se prima non continua ad essere una pecora che segue Gesù, perché è Gesù che ci porta a conoscere veramente chi è Dio. Senza di lui non possiamo far niente. Ecco, oggi per un piccolo contrattempo tecnico non abbiamo servizi, quindi ci possiamo gustare insieme la liturgia di questa domenica così particolare. E lo iniziamo a fare proprio accogliendo la preghiera che la Chiesa, Santa Madre Chiesa, ci fa rivolgere oggi a Dio Padre, che è interessante. Dio Padre onnipotente e misericordioso, ecco, guidaci al possesso della gioia eterna. Perché Dio ci ha creati? Perché abbiamo un desiderio infinito di gioia e di una gioia non di un momento, ma che sia duratura, che sia eterna. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna. Perché noi che siamo l'umile gregge dei tuoi fedeli, umile perché riconosciamo che siamo deboli, tante volte ci perdiamo, giungiamo con sicurezza accanto a te, o Dio, Padre onnipotente. E come facciamo? Se seguiamo Gesù, il buon pastore, ecco, lui che ci ha preceduto, che è venuto, ha assunto la nostra carne 2015 anni fa. Ecco, siamo nel 2015, per questo la nostra natura umana ha vissuto da uomo, pienamente da uomo, e poi ha svolto la sua missione per 3 anni, gli ultimi 3 anni, l'annuncio che Dio è qui con noi, il regno di Dio è qui e per convincerci si è lasciato condannare da innocente, si è lasciato anche uccidere in un modo così brutto, così cruento, ecco, sulla croce, la morte di croce, ma è risuscitato e continua ad essere presente in mezzo a noi. Allora, oggi la prima lettura, come in questo periodo noi leggiamo sempre gli Atti degli Apostoli, anche nelle messe di ogni giorno, gli Atti degli Apostoli ci raccontano cosa hanno combinato, cosa hanno fatto gli Apostoli dopo che Gesù è morto, risorto, è ritornato a Dio Padre, alla destra di Dio Padre, da dove verrà, diciamo nel credo, di nuovo, non lo sappiamo quando, a giudicare i vivi e i morti. Allora, gli Atti degli Apostoli di questa domenica ci mostrano, come in tante circostanze, Pietro, ecco, l'apostolo sul quale Gesù ha fondato la sua Chiesa. E le porte degli inferi, il male non prevarrà mai. Ecco, perché è l'apostolo che più di tutti quanti gli altri ha conosciuto la misericordia di Dio, ecco, attraverso Gesù, ecco, che lui ha rinnegato, ma dopo il suo rinnegamento, e lui se ne rende conto, piange amaramente come speriamo di fare anche noi, perché noi rinneghiamo continuamente, cari amici, rinneghiamo continuamente Gesù Cristo. Ecco, dopo, quando Gesù viene a noi, non ci giudica, non ci condanna, ci dice coraggio, coraggio, come ha detto a Pietro. E così possiamo diventare forti come Pietro, se accogliamo il perdono di Gesù. Ecco, quando Gesù risorto. Perché dobbiamo andare a messa? Ecco, se la messa non è un incontro con Gesù risorto che dice a me, a te, a chi viene a messa, vi lascio la pace, vi do la mia pace, a voi che non vi comportate bene durante la vita, durante la settimana, la domenica è il giorno del Signore,
in cui possiamo fare un'esperienza di Dio qui sulla terra, ecco, a che serve andare a messa? Difatti, dato che non si capisce, non ci vanno poche persone. Poi quando sentono, quando sentite voi, che pure noi preti sconcludiamo, no? In questi ultimi giorni pure un altro ennesimo prete, che poi te li mettono sempre in prima pagina, i preti che fanno il loro dovere ogni giorno con fatica, non sono io, perché io non sono un buon prete, ma ce ne sono tanti preti che fanno cose bellissime, non ce li mostrano, ci mostrano poi quelli che magari poi cadono in peccati squallidi come quello di questi giorni, purtroppo un salesiano, ecco, preghiamo per i nostri amici salesiani. Allora, in quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, colmo, traboccante, no? No, con un poco di Spirito Santo, colmo di Spirito Santo. Perché colmo di Spirito Santo? Perché aveva studiato, aveva pregato, no, perché era stato a contatto con Gesù, risorto da morte, colmo, pieno di Spirito Santo, ecco. Perché non possiamo avere lo Spirito Santo se non facciamo un incontro con Gesù risorto. Ecco, Padre Pio aveva le stimmate, non perché si sforzava, si concentrava come pensava quel vescovo che è andato a controllare la questione. Dice, tu ti sei concentrato con le piaghe, no, con la morte di Gesù, e a psicologia, no, ti sono venute questi segni. E sai, Padre Pio ci ha detto, sforzate tu di essere nubue per vedere se ti spuntano le corna. Cioè lo Spirito Santo, amici miei, non è una cosettina, o c'è o non c'è. O ti dà la forza di vivere, di parlare, di rischiare, oppure non c'è, ti fai cosettine tue, sei politico, ti vede tutte cose tue, fai tutto per interesse. Quindi San Pietro, invece qua, gli apostoli, gli atti degli apostoli, ci raccontano che è colmo di Spirito Santo, è colmo d'amore, quindi non gliene frega manco niente che qualcuno lo ammazzi. Dice ai capi del popolo e agli anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, perché pochi giorni prima aveva lui con un suo discepolo, avevano incontrato un paralitico e dice un dignunendo, dopo sudanente che chiedeva l'elemosina, dico ma in nome di Gesù Cristo alzati, prendi il lettuccio e cammina. E quello lì si è alzato perché aveva un'autorevolezza, San Pietro aveva acquistato un'autorevolezza dopo l'incontro con Gesù risorto. Perché quando aveva incontrato Gesù vivo, prima di morire, sì, aveva l'autorevolezza, perché era il capo degli apostoli, però ancora era nel giro umano, nelle debolezze umane, della carne. Invece dopo la risurrezione di Gesù, riceve lo spirito di Gesù. E cioè, per mezzo di chi egli sia stato salvato, non l'ho salvato io, è stato Gesù Cristo che è presente in me, sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso. Io l'ho rinnegato, lui me l'aveva detto che l'avrei rinnegato 3 volte prima che il gallo cantasse, ma voi avete ammazzato, l'avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai morti, e io l'ho visto, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù, ecco, che voi avete ucciso, io ho rinnegato, è la pietra che è scartata da voi costruttori, ma è scartata anche da noi, amici miei, da te che se mi ascolti. Cioè a noi, Gesù Cristo, sì, sarà una cosa importante, Gesù Cristo, la Chiesa, i sacramenti, un battesimo, la comunione, la cresima, un matrimonio, la messa per lo morto, però il problema della vita su altri, cioè la vita è una... No, amici miei, questo è un inganno del diavolo. Gesù Cristo o è tutto o è niente, o è veramente un figlio di Dio, oppure che è un profeta, che è un taumaturgo, che me ne fa, un me salva, non mi salva, a me, a te, a noi, a tutto il mondo, ne può salvare solamente Dio. Allora se Gesù Cristo è il figlio di Dio, ci può dare una speranza vera. Ecco, ma noi lo scartiamo, perché un problema sugli sordi, un problema sulla salute, un problema della carriera, un problema del quieto vivere, un problema sugli chiuriti, i piaceri della vita, chi ne sono i veri problemi, quello che muove la nostra vita? No, i sordi, i piaceri e il potere, detto in dialetto, upilo, apila, che con la pila si compra tutto, apila, upilo, i piaceri e il potere. Questi sono i motori della nostra vita, amici miei. Poi ancora fanno un po' che volontariato, ma che volontariato fa? Che va aiuta l'altro, per esempio, è più importante. No, noi abbiamo bisogno di Gesù, se non ci spinge la carità di Gesù, è meglio che non facciamo niente manco per l'altro, amici miei, che ne rovinamo e ne inganniamo. Voi, scartata da voi costruttore, è diventata pietra d'angolo, perché Gesù continua ad essere qui con noi ed è o risurrezione per chi lo accoglie, o è una rovina.
chi ne perseguita fino alla fine. In nessun altro c'è salvezza. Ecco, questa è una cosa che fa girare le scatole a parecchi, che non c'è salvezza se non in Gesù di Nazaret, morto e risorto, figlio di Dio. Questa è Dio non parlerà più, amico mio, amica mia che mi stai sentendo. Ormai un nessuno è più segni, un segno non ha dato, è Gesù Cristo che nasce in una stalla, mora come un assassino su una croce e risorge ed è presente. E ogni tanto c'è qualcuno che ci crede. Papa Francesco, oggi non possiamo vedere i suoi interventi, è numero, chi ci credono poco. Questo è il problema, amici miei. I santi, senza santi, la Chiesa fosse già distrutta da tanto tempo. Ecco, come ci diceva Napoleone al Cardinale Consalvi, dice, Eminenza, fra poco la Chiesa la distruggiamo del tutto. Un cardinale ci ha risposto, una persona esperta, ha detto, Eccellenza, un Gesù resciuto in un cardinale a distruggere la Chiesa, un gerisci manco tu, perché questo è il mistero della Chiesa. Nella Chiesa opera lo Spirito Santo, lo Spirito Dio, e nessun altro c'è salvezza sotto il cielo, non è dato altro nome agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati, perché chi ci salva veramente dall'ignoranza di Dio e dall'ignoranza di noi stessi è Gesù Cristo, carissimi amici, e nessun altro. Ecco, allora, carissimi amici, ascoltiamo questo ritornello di questo canto che io ho composto, è una preghiera, ho composto nel 2005, l'anno in cui sono morti Don Giussani e Giovanni Paolo II, gli uomini che più di tanti altri mi hanno trasmesso, ecco, questo pizzico di fede che io ho in Gesù, che spero che si rafforzi anche per opera delle vostre preghiere, siccome Papa Francesco chiede sempre, pregate per me, pure io ve lo chiedo, pregate per me, perché non posso venire meno alla fede in Lui, ecco, in Lui che ci rivela chi è Dio, è un Padre buono, un Padre di misericordia. Allora, prima di accogliere il Vangelo e quindi la parola di Gesù di questa domenica, ascoltiamo questa preghiera a Dio Padre. Padre buono, Padre grande, Padre di misericordia, Padre dei bambini morti, Padre di quelli mai nati, Padre dei morti ammazzati e anche di quelli che li hanno uccisi, degli esclusi e dei malati, Padre per l'eternità. Fammi fare un giro per le strade del tuo cuore e portami in quel posto dove c'è soltanto amore. E poi dimmi che mi vuoi bene, ne ho bisogno come un bambino ha bisogno di essere certo dell'amore di suo papà.